1500 associazioni o chiese che stanno sviluppando questi 6000 eventi in tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte. È stato proiettato anche a Napoli presso la Casa della Musica il film La Croce di Billy Graham. La proiezione rientra nelle iniziative organizzate nell'ambito delle celebrazioni del centenario della nascita del predicatore statunitense nato il 7 novembre del 1918 a Charlotte nella Carolina del Nord ed organizzate dalla Billy Graham Evangelistic Association. Questi eventi saranno basati principalmente alla proiezione di questo mediometraggio di 30 minuti intitolato La Croce. È un film di Billy Graham, il fondatore dell'associazione, e poi saranno eventi molto simili a quelli di stasera, quindi ci sarà del canto, ci sarà della musica e poi le persone verranno incoraggiate a prendere una decisione per Gesù, semplicemente se vogliono accettare Gesù nella propria vita e se vogliono che Dio possa iniziare a far parte della loro vita. Tutto qui. Il film, che contiene il messaggio finale di Graham sull'amore di Dio, raggiungerà circa 215 milioni di persone in oltre 185 paesi del mondo, nei quali ancora risuona forte la figura dello scrittore e la sua recente scomparsa avvenuta il 21 febbraio scorso. Ecco, il film La Croce, di che cosa si aspetta il pubblico, ecco, che viene a vedere questo film, questo mediometraggio? Cosa racconta? Che tipo di aspetto va a toccare? Sì, allora, il film vede un Billy Graham ormai anziano, 95 anni, è stato l'ultimo video che lui ha fatto prima poi di morire a 99 qualche tempo fa. Questo film porta la testimonianza della croce, quindi spiega in parole povere cos'è la croce descritta nella Bibbia. E poi ci sono due testimonianze di due personaggi abbastanza famosi in America che hanno accettato Gesù nella propria vita e la loro vita è radicalmente cambiata. Quindi il messaggio di Billy Graham e queste due testimonianze di questi due personaggi famosi. Una partnership con My Hope Italia 2018. Il film, oltre che a Napoli, sarà dunque proiettato in tutta Italia nelle prossime settimane in oltre 6000 eventi dal 7 al 18 novembre 2018. My Hope Italia sarà una grande campagna d'amore che invaderà ogni parte d'Italia. Well, the cross is the central message of the gospel, that Jesus died on a cross to save us from our sins and to set us free. La croce è il messaggio centrale dell'Evangelo. Gesù è venuto per salvarci e per liberarci. Ecco, il progetto My Hope, in cosa consiste? What's about the project My Hope Italia? Well, My Hope Italia is intended to bring the message of the good news that Jesus saves to the whole country. My Hope Italia non vuole fare altro che portare la buona notizia, il messaggio della buona notizia dell'Evangelo a tutta la nazione. Che tipo di associazione è? Che, quali sono gli scopi fondamentali dell'associazione? The main purpose of the Billy Graham Evangelistic Association is to present the good news that Jesus can save you from your sins to the whole world. Lo scopo principale della Billy Graham Evangelistic Association è quello di portare nel mondo la buona notizia di Gesù che salva in tutto il mondo. Questo è lo scopo principale dell'associazione. People in the United States and Italy live without hope, and the only hope that we have is that your sins can be forgiven and you can have a relationship with God through Jesus. Le persone in America, ma in tutto il mondo, non hanno una speranza, quindi l'unica speranza per la quale possiamo vivere è quella che noi possiamo trovare in Gesù Cristo e nella sua vita. Cosa si aspetta My Hope da questo progetto? What do you expect from this project in Italy? Well, we expect to give this message to everyone that can hear, from the north to the south, the east to the west, Sardinia, Sicily. We want to reach the whole country and tell them about Jesus. Il nostro unico scopo è che questo messaggio possa essere ascoltato in Sardegna, in Sicilia, in tutta Italia. Il messaggio della croce possa arrivare ovunque, in ogni regione. My Hope Italia si è già svolto in più di 60 paesi in Africa, Asia, Europa, nelle Americhe e in Medio Oriente, con più di 10 milioni di persone che hanno indicato di aver preso la decisione di seguire Cristo. Un progetto che vede il coinvolgimento di migliaia di persone su tutto il territorio nazionale, con oltre un anno di lavoro e preparazione. Giovanni Tagliaferri, referente per la Regione Campania per quel che concerne il progetto My Hope. Sì, anche in Campania ci saranno più di 200 eventi in tutta la regione, per poter ritornare alle radici di quello che è il messaggio del cristianesimo, il messaggio della croce,
Noi ci teniamo a far vedere una croce vuota, non un crocifisso, perché crediamo come tutti quanti che Gesù sia risuscitato, e quindi la potenza del messaggio della croce è quello che è utile alle persone di tutti i ceti sociali, in tutte le situazioni di bisogno. È un messaggio di speranza che stiamo portando nei carceri, nei teatri, nei palazzetti, nelle tende come in questa occasione, proprio per dire che la croce è ancora viva. Ecco, l'affluenza è sempre massiccia, insomma, negli eventi che vengono comunque fatti. Questa sera, diciamo, le persone che vengono qui si aspettano comunque un mediometraggio anche con delle testimonianze, il che forse attira ancora di più le persone e incuriosisce anche a un certo punto di vista per comprendere realmente il valore di quello che vedono. Sì, il mediometraggio, questo film che dura 35 minuti, racconta di due testimonianze di cantanti americani che sono stati cambiati dalla potenza della croce. Quindi non solo prediche, non solo teorie, ma la realtà dei fatti di vite cambiate dal messaggio della croce. Per la prima volta il mondo evangelico italiano è riunito dal nord a sud Italia per poter lanciare un messaggio d'amore. L'amore di Gesù Cristo. Stasera verrà proiettato a Napoli, ma in contemporanea in tante città d'Italia, il film La Croce. In Italia tutti conoscono il crocifisso, ma stasera lanceremo un messaggio che parlerà della croce, ovvero quello che Gesù Cristo ha fatto, fa e potrà fare nella vita di tutti quelli che ci credono. Cristo non è rimasto sulla croce, è risorto e vive nei cuori di chi crede. Ecco perché MyHope è presente in Italia per annunciare a chiunque e dovunque che anche oggi c'è speranza nel nome di Gesù.